E andiamo ora a sentire alcuni rappresentanti della regione Lombardia presenti all'incontro di questa mattina nel Canton Ticino. In qualità anche di presidente della provincia, negli anni scorsi è venuto nel Canton Ticino perché si era costituito proprio un tavolo con questo cantone. Beh, diciamo che da anni con la Regio Insubrica, che ha tenuto comunque rapporti tra le province piemontesi e lombardi di confine, il Canton Ticino, si sono comunque portati avanti una serie di discorsi assolutamente interessanti. Diciamo che l'avvento di Maroni in regione può segnare, secondo me, un punto fisso nello sviluppo futuro di questi rapporti, perché chiaramente la regione Lombardia ha tutta un'altra portata dimensionale di forza economica e di forza istituzionale, quindi credo che questi rapporti tra territori del nord e Italia, del sud e la Svizzera non potranno che migliorare e diventare più saldi nel tempo. Peraltro la Svizzera è veramente un esempio importante di cosa vuol dire avere uno Stato federale vero che funziona bene. Sappiamo che ci sono gli accordi bilaterali, ma anche l'Italia, che è preoccupata per la delocalizzazione delle imprese, la Lombardia in particolare, avrà tutto l'interesse a mettere la questione in modo molto trasparente sul tavolo per reciprocamente aiutarci. Invece sul fronte del turismo, qual è la collaborazione che si potrebbe sviluppare secondo lei anche in vista dell'Expo? Ma la collaborazione del turismo, noi come Canton Ticino ci siamo offerti per avere il one day, vale a dire le visite di un giorno e la permanenza in Ticino di un giorno, quindi in questo senso l'opportunità, pochi chilometri di un'esposizione così importante, avrà vantaggi certamente per il Canton Ticino. Il completamento della linea ferroviaria avrebbe anche dei vantaggi di tipo ambientale, non caricando una regione già molto caricata. Ci siederemo e lavoreremo per trovare una soluzione. Ci sarà un carico anche economico eventualmente in questo caso per la Regione Lombardia? Mi auguro di no, ma ormai mi rendo conto che questi sono i passi che stiamo affrontando con tutte le regioni che ci circondano. Ecco, noi stiamo cercando di limitare, ma nell'interesse dei cittadini lombardi e dei nostri pendolari, insomma, stiamo facendo sacrifici, ma finché ce la facciamo dobbiamo e vogliamo reggere. Si è affrontato soprattutto la questione del lago Ceresio per quanto lo riguarda. I rappresentanti del Canton Ticino ci hanno sollevato il problema dell'inquinamento proveniente dalle sponde sostanzialmente lombarde del lago. Abbiamo garantito assolutamente la volontà da parte di Regione Lombardia di intervenire anche per tutto ciò che magari non è di sua stretta competenza, come ad esempio i depuratori che sono di competenza locale. La provincia di Varese, rappresentata da Dario Galli, ha confermato un intervento tempestivo. Da parte nostra poi ci siamo fatti portavoce delle istanze del territorio del comune di Cantello, che lamenta appunto la realizzazione di una nuova discarica di inerti oltre confine, ma di fatto 200 metri dall'abitato del comune medesimo. Abbiamo quindi richiamato l'attenzione del Canton Ticino su questo intervento, che ha delle problematiche ambientali importanti anche per la Lombardia. Abbiamo discusso del programma di cooperazione Italia-Svizzera in rapporto anche ai fondi comunitari 2014-2020. L'obiettivo condiviso è quello di intensificare il rapporto e le collaborazioni che sono già in essere. È ovvio che scontiamo situazioni completamente diverse, il Canton Ticino può decidere quasi liberamente su tutto, noi abbiamo un sistema burocratico e competenze e vincoli europei che spesso non ci mettono in condizione di competere con i nostri amici del Ticino. La Svizzera chiaramente ha una politica decisamente più attrattiva perché l'impatto burocratico e fiscale è decisamente minore. Quello che si sta cercando di fare in questo momento, lavorando in sinergia con le camere di commercio delle aree di confine, quindi di Varese, Como e Sondrio, è quella di attivarci per una semplificazione amministrativa e per ridurre quantomeno la burocrazia che in questo momento impegna gli imprenditori oltremodo. Sul fronte Expo invece, che tipo di collaborazione si può sviluppare col Canton Ticino? Beh, in primis una collaborazione di natura turistica, tra l'altro la Svizzera è uno dei paesi primo aderente all'Expo, quindi insieme a loro studieremo insieme la promozione turistica di tutti i nostri territori, incastrandoci insieme, non sovrapponendoci, questa è la parte più importante per far vincere i nostri territori. I pacchetti appositi, no? Esatto, ci sarà una società creata da Regione Lombardia, Union Camere Expo S.p.A., si chiama Esplora, che insieme, in questo caso a Canton Ticino, studierà dei pacchetti appositi da offrire ai turisti di tutto il mondo. Presidente Maroni ha detto che questa iniziativa sarà presentata a Genova il 3 ottobre. Esatto, il 3 ottobre abbiamo in programma un evento alle ore 20 sull'Amerigo Vespucci, sono gli ultimi giorni di servizio dell'Amerigo Vespucci, dopodiché si fermerà per un anno e mezzo per un restauro e su questa nave presenteremo insieme alla Regione Liguria
proprio questa nuova società di promozione turistica insieme a Expo S.p.A.